Secondo le ultime notizie di cronaca, i palombari della Marina Militare sono stati mobilitati per recuperare ciò che resta del lussuoso veliero Bayesian, affondato il 19 agosto scorso al largo delle coste di Porticello, in Sicilia, e in particolare le videocamere dell'impianto di videosorveglianza. La tragedia ha causato la morte di 7 persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch, sua figlia Hannah e altri ospiti e membri dell'equipaggio. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire quegli ultimi, fatidici 16 minuti attraverso l'impianto di videosorveglianza dell'imbarcazione, che si ritiene possa contenere informazioni cruciali sull'accaduto. Prima di approfondire la notizia, ricordati di iscriverti al canale. Non si trattava di una serata di festa a bordo. Mike Lynch, noto per un passato turbolento legato a vicende legali, era in uno stato di profonda tristezza a causa della recente scomparsa del socio Stephen Chamberlain, con cui aveva condiviso un processo per frode. Sebbene entrambi fossero stati assolti, la morte improvvisa dell'amico aveva profondamente scosso Lynch, tanto da spingerlo a interrompere la vacanza e a pianificare il rientro in patria. Notizie di attualità. Mentre si cerca di comprendere cosa sia realmente successo, si accende lo scontro tra il costruttore dello yacht e l'equipaggio. Giovanni Costantino, amministratore delegato di Italian Sea Group, la società che ha ereditato gli asset di Perini Navi, costruttore del Bayesian, sostiene che l'acqua sia entrata dall'area di poppa, che avrebbe dovuto essere sigillata. Secondo Costantino, l'equipaggio non avrebbe seguito le procedure di sicurezza necessarie, nonostante la nave fosse considerata tecnologicamente avanzata e inaffondabile. A suo avviso, una serie di errori umani ha compromesso la sicurezza dell'imbarcazione, portando all'allagamento del primo compartimento stagno e successivamente alla sala macchine. Il blackout elettrico, causato dall'acqua che ha raggiunto i generatori, avrebbe dato il colpo di grazia. Il comandante neozelandese del Bayesian, James Cutfield, indagato per naufragio e omicidio colposo plurimo, nega con forza la versione di Costantino. Durante un confronto televisivo, Cutfield ha affermato che il portellone di poppa non era aperto quella notte e che l'equipaggio aveva seguito le procedure standard. Tuttavia, molti interrogativi restano ancora senza risposta. Se da una parte Costantino parla di una concatenazione di errori e di un equipaggio non coordinato e impreparato, dall'altra Cutfield difende il suo operato, sostenendo di aver fatto tutto il possibile per evitare il disastro. L'incidente del Bayesian è divenuto rapidamente un caso mediatico, entrando a pieno titolo tra le notizie virali, alimentato dalle accuse incrociate tra il costruttore e l'equipaggio. La nave, presentata come inaffondabile, si è inabissata in soli 16 minuti, lasciando dietro di sé un tragico bilancio e molte domande. Secondo Costantino, se l'equipaggio avesse lanciato l'allarme tempestivamente, alcune vite avrebbero potuto essere salvate. Ma le prime 14 persone sono riuscite a salire in superficie, mentre altre 7 sono rimaste intrappolate all'interno dell'imbarcazione. Mentre il recupero dell'impianto di videosorveglianza e degli altri dispositivi continua, gli inquirenti sperano di fare finalmente luce sulla dinamica precisa di quella drammatica notte. Le registrazioni delle telecamere potrebbero rivelare dettagli cruciali su eventuali negligenze o errori da parte dell'equipaggio. Al momento, le responsabilità rimangono ancora da chiarire completamente, in attesa che le prove materiali possano stabilire la verità su quella notte in cui un'imbarcazione apparentemente sicura è scomparsa sotto le onde, portando con sé 7 vite. Condividi il tuo pensiero nei commenti e ricordati di iscriverti al canale. Grazie.